Soliti errori in difesa, ma soprattutto difetti strutturali a centrocampo. A Salerno, quarto KO dell'era Breda, dopo le 7 sconfitte della disastrosa gestione Oddo. Mediana senza nervo né sostanza, non si vince un contrasto, bisognerebbe innervare il reparto, il cuore pulsante di una squadra con un paio di innesti che garantiscano struttura, interdizione e aggressività. Non solo. Si porta troppo palla, nessuna delle mezze ali attacca lo spazio per dettare il passaggio. Insomma, centrocampo piatto. I nodi vengono sempre al pettine. Al termine del girone di andata il dato è piuttosto chiaro, organico assemblato male. Gli stessi moduli, che in realtà sono solo freddi numeri, lasciano il tempo che trovano. La parola chiave, specie in una situazione così delicata, è compattezza. A fare la differenza è sempre la distanza tra i reparti. Sotto questo profilo il primo impatto di Breda è stato molto positivo. Difendere bene per attaccare meglio, nulla a che vedere con la gestione precedente, in cui non si è visto né gioco né tantomeno un minimo di organizzazione. Tuttavia nelle ultime settimane non è più così. A certificarlo i numeri, peggiore difesa con 32 reti subite come Reggiana e Dentella, ma 19 con Oddo. Un solo gol realizzato nelle ultime 5 gare, Scognamiglio a Reggio Emilia e prima linea a digiuno dal match interno col Monza dello scorso 19 dicembre, a segno Galano e Setter. In totale appena 15 reti, peggio ha fatto solo il Cosenza con 13. A nostro avviso la strada per salvarsi è una sola, difendersi in modo compatto e ripartire. Sino a Reggio Emilia l'11 di Breda aveva dimostrato di esserne capace. Un atteggiamento diverso, ovvero propositivo o aggressivo, non è affatto congeniale alle caratteristiche di un organico oggettivamente lacunoso. Con un centrocampo privo di sostanza e interdizione, alzare la linea difensiva, che non è un fulmine di guerra sul piano della velocità, sarebbe un suicidio. Alla Rechi sarebbe stato fondamentale tenere il più lontano possibile dall'area di rigore gente come Djuric e Gondo. I campani hanno una sola giocata ma estremamente efficace. Palla lunga, sponda del bosniaco e tutti che da dietro accorciano per andare a catturare le seconde palle. Come ovviare? Senza schiacciarsi, questo sì, trovando il giusto compromesso barra equilibrio, ma soprattutto vincendo i duelli individuali in difesa e a metà campo, dove però, come già detto, questa rosa accusa gravi lacune strutturali. Se poi vengono meno anche garra e determinazione, beh, allora si fa davvero dura.